Tuo spirito. Intanto benvenuto a tutti voi, a ciascuno di voi. Sono veramente contento di essere qui anche con i presidenti parrocchiali della cattedrale. Sarebbe bello vedervi una volta là, però anche vivere questo momento davanti al Signore. Sapere dire la Santa Messa significa fondamentalmente dire grazie. Credo che ciascuno di voi abbia nel cuore tanti, tanti grazie. E si dice grazie quando si riceve un dono, e Dio credo che abbia riempito e riempie ogni giorno la nostra vita di tanti doni, quei doni che forse non vediamo, oppure non siamo da parte. E allora è bello chiedere scusa, è bello chiedere perdono. E allora all'inizio di questa Santa Messa vogliamo metterci davanti a Dio e chiedere perdono di tutti i nostri peccati. Confesso, Dio onnipotente, e a voi fratelli, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Gli onnipotenti altri, i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Io, fedele e misericordioso, in questo tempo di penitenza e di preghiera, disponi i tuoi figli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli vita l'uso della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.